Ciao ragazze e ragazzi, nuovo video. Come ogni fine mese vengo qui e vi mostro i miei 5 prodotti top del mese, ovvero i prodotti che ho amato di più e che ho utilizzato di più. Quindi senza perderci in troppe chiacchiere, iniziamo subito con il video. Se sentite un rumorino di sottofondo, non so se lo sentite, spero di no, è semplicemente col condizionatore acceso, perché sono le 6:30 di pomeriggio e c'ho il sole che praticamente è uscito e quindi si muore di caldo, cioè io sono qui col sole proprio in faccia e sto bollendo. All'inizio ho provato a non attaccare l'aria condizionata, ma se volevo formulare delle frasi in italiano, diciamo, che avessero senso, devo assolutamente a rinfrescare questo ambiente, perché sennò mi bolle il cervello, oltre al fatto che è appunto sera, quindi sono anche un po' esassa ed è fine settimana. Comunque la cosa non mi interessa. Passiamo, primo prodotto che è assolutamente un mio preferito di questo mese, ma in realtà io ce l'ho da novembre che lo uso tutti i giorni regolarmente, ed è questa protezione solare. Questa qui è del brand Paula's Choice, della Clear Ultra Light Daily Hydrating Fluid SPF 30. Allora, ovviamente io vi consiglio sempre di utilizzare la protezione solare tutto l'anno, io è quest'anno che ho iniziato a farlo religiosamente, si dice, in senso regolarmente. Perché ovviamente la protezione solare vi protegge dai raggi solari, quindi la vostra pelle invecchia più lentamente, eccetera eccetera, quindi c'è assolutamente bisogno di proteggersi dal sole, ma soprattutto adesso che sono i mesi caldi, quindi il sole è bello potente, avete bisogno di mettere qualcosa sul viso. Però cosa ho sempre, il mio problema con le protezioni solari sono sempre stati due. Uno, la maggior parte dei solari mi faceva uscire i brufoli sul viso. Io ho la pelle molto sensibile, quindi ho bisogno di un prodotto che sia formulato tipo alla perfezione per far sì che non mi faccia uscire i brufoli, e la seconda ragione è che la maggior parte dei solari che mettevo soprattutto sul viso erano talmente pesanti, talmente appiccicatici, che quando io andavo a mettere il trucco sopra, cioè, era un disastro. Fino a che a novembre una mia amica mi ha parlato di questo prodotto e ragazze, non vi dico che è stato amore a prima vista. È una formulazione super super leggera, se avete la pelle sensibile questo qui è super approvato da me, e fidatevi, se non mi fa uscire brufoli a me, non farà uscire brufoli a nessuno. Terza cosa che mi piace tantissimo è che è formulato con ingredienti ottimi, cioè a parte appunto gli ingredienti attivi, quelli ovvero chimici, penso che siano ingredienti chimici, non sono esperta, se qualcuno è più esperto di me mi raccomando scrivetemi. Vi metto comunque la foto, comunque vi faccio una clip più vicina per farvi vedere gli ingredienti. Comunque a parte gli ingredienti attivi, che sono appunto che servono per proteggere la pelle del sole, gli altri ingredienti sono acqua, glicerina, tocoferolo, camomilla, estratto di uva, estratto di camelia, estratto di lamponi, estratto di melograno, quindi si tratta di ingredienti super super ottimi per la pelle. Il fatto che il secondo ingrediente sia la glicerina fa sì che questo solare sia perfetto anche come primer, perché appunto la glicerina è quella sostanza un po' appiccicaticcia che c'è in tutti i primer e che serve appunto a far, diciamo, attaccare, diciamo, il make up alla pelle. È veramente ottima, io ve lo consiglio. In realtà anche il solare corpo vi consiglio, però tra i due, se volete comprare qualcosa, io vi consiglio di comprare questo brand. È un brand americano, quindi anch'io che abito qui in Canada in realtà lo posso solo comprare online. È veramente fantastica, e se voi siete sempre stati quelle persone che volevate mettere la protezione solare ma perché appunto era sempre appiccicaticcia, sempre troppo pesante, questa qui vi rivoluzionerà la vita, perché appunto, cioè, io l'ho provate tutte, da quelle lì della Shiseido, da quelle lì della Avene, tutte le protezioni solari del viso esistenti io l'ho provate e nessuno batte questa per consistenza, perché è veramente super super leggera. Poi passiamo al make up, e ragazze, ovviamente dovevo mettere questa palette. Questa qui è la famosissima, ormai amatissima anche da tutte voi, che è la Soft Glam dell'Anastasia Beverly Hills. Questa qui è la palette che ho utilizzato questo mese non stop. Il trucco che ho fatto oggi è stato fatto con questa palette, i trucchi che mi vedete in tutti i video sono praticamente sempre fatti con questa palette. Sono andata a Toronto per un viaggio di tipo 3 giorni, che sono dovuta tornare
per delle cose di lavoro e delle cose di burocratiche, e ho portato solo questa palette e onestamente è fantastica. Se non ce l'avete ancora, se siete ancora lì tipo la prendo, non la prendo, non lo so, costa tanto, sono indecisa eccetera eccetera, vi dico andate, compratela, perché ne rimarrete delusi. Adoro il fatto che appunto ci sono tutti i matte che mi servono, dal colore di transizione al colore per intensificare la piega al nero, poi ci sono questi bellissimi colori metallizzati che appunto se li utilizzate bagnati, cioè viene un risultato fantastico, super 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 fantastica. La sto veramente utilizzando tantissimo e la sto sfruttando tantissimo, e ovviamente doveva finire nei preferiti perché la sto amando alla follia. E altro preferito del mese in realtà è un pennello. Non sono solita a mettere pennelli, però devo dire che questo qua è da due mesetti che mi sta rivoluzionando la vita. Volevo mettervelo nei preferiti di maggio, ma onestamente volevo aspettare di continuare a lavarlo e vedere se appunto perdeva peli, e devo dire che non me li sta perdendo. Comunque questo qui è il MAC 221S e non so se vedete quanto è piccolo, ma questo qui è il pennello della vita per me, ovvero se vedete io ho la palpebra super super piccola, quindi non ho tanto spazio, ma soprattutto è un po' cadente, e quindi io ogni volta che devo andare a mettere il colore nella proprio piega, per essere precisa, ho bisogno di un pennello così. Questo qui lo amo utilizzare anche per fare tipo gli hello eyes, quindi per mettere il colore nell'angolo interno e nell'angolo esterno, e adoro utilizzarlo anche tipo sotto nella mia rima inferiore, perché appunto è super morbido, super piccolo e distribuisce il colore in maniera fantastica. I pennelli della MAC costano un botto, però onestamente quando ne comprate uno poi vi dura, cioè io ho comprato un pennello della MAC mi sembra nel 2012, siamo nel 2018 e il pennello funziona benissimo, non mi ha perso una setola ed è ancora nuovo. So che alcune hanno avuto brutte esperienze con dei pennelli MAC, non so se tipo va a fortuna, tipo se vi capita il pennello un po' sfigato, però per ora, facendo corna, toccandomi tette e tutto quello che posso fare, questo, sia questo che quello lì che ho l'altro della MAC mi stanno, cioè mi sono sempre piaciuti. Però questo qui, se avete la palpebra piccola, se non avete tanto spazio, se avete un po' la palpebra cadente, ma volete appunto fare dei lavori un po' più di precisione, io ve lo consiglio perché è super super valido. Poi altro prodotto che sto amando, non voglio dirvi al 100% che sto amando perché sono ancora in una fase tipo di test, ma è da 25 giorni che lo utilizzo, quindi penso di essermi fatta un'opinione a riguardo. Questo qui è il Kate Somerville D-Scare Scare Diminishing Serum, quindi è praticamente un siero per far diminuire le diciamo cicatrici o comunque i rimasugli dell'acne. Voi lo sapete che io ho una pelle acneica, una pelle sensibile, una pelle che appunto ha avuto un'acne molto intensa quando ero una teenager, quando avevo 19-20 anni ho avuto un'acne molto bella intensa e ha lasciato i suoi segni ci sono ancora, e quindi sto cercando pian pianino di trovare prodotti che mi possano aiutare a far diciamo levare i segni. Ho tenuto la scatola perché vi volevo leggere esattamente cos'è. Questo qui è appunto un siero che dice che riduce l'apparenza di nuove e vecchie cicatrici, fa migliorare la texture della pelle, e dopo 8 settimane appunto la pelle è migliorata, quindi in teoria io vi dovrei dire tra 8 settimane come la mia pelle, però devo essere onesta, da quando lo utilizzo la mia pelle praticamente non ha fatto uscire più un brufolo, ovvero ci sono ancora dei brufoletti che avevo da quando appunto ho avuto le mestruazioni, però quelli lì sono i classici brufoletti tipo da mestro, quindi brufoletti che mi escono perché ho gli ormoni tipo a palla, o magari tipo mi escono perché appunto ho lavorato tantissimo in questo mese, quindi sono stata stanchissima, ho fatto tipo viaggi di lavoro così dal nulla, e quindi molto probabilmente lo stress non mi aiuta. Però devo essere onesta, da quando utilizzo questo trovo che la mia pelle sia migliore. Io non so se voi vediate che la mia pelle stia migliorando leggermente, non so se è il sole, che qui c'è Vancouver, che qui c'è molto più sole rispetto a Toronto, non lo so. Pensavo tra poco magari di farvi vedere la mia skincare aggiornata, perché in realtà ci sono altri prodotti che sto appunto testando ormai da un po' e che secondo me mi stanno aiutando a migliorare la texture della mia pelle. Ho sempre avuto il cruccio della pelle e quindi sono sempre alla ricerca del prodotto che possa migliorare la mia pelle tantissimo.
tantissimo. Per ora devo dire che questo mi sta piacendo. E un'altra cosa che ho notato è che con questo io ero molto spaventata dal fatto che mi facesse appunto uscire altri brufoli, perché non si sa mai, con un nuovo prodotto skincare bisogna prima testarlo e sperare che non escano sfoghi, ma a me non mi è uscito, a me non è uscito niente. Penso che questo brand si possa trovare su Cal Beauty o su Beauty Bay o comunque su siti inglesi, non sono sicura al 100% che Kate Somerville sia arrivata in Italia da Sephora, perché qui io la compro da Sephora, però non sono sicura in Italia. Però ovviamente se riesco vi faccio vi metto il link qua sotto, mi raccomando controllatelo. Mi sta aiutando tantissimo per quanto riguarda appunto la pelle, e devo dire che la combinata di questi prodotti, la protezione solare e il siero anticicatrice, mi sta aiutando a migliorare la pelle. Poi non lo so se magari è una cosa mia psicologica, che dico ho speso tutti sti soldi, voglio assolutamente che la mia pelle sembra migliore, quindi il mio cervello mi fa credere che sia migliore, però sono quasi certa al 100% che in realtà è diciamo un po' più sana del solito. E poi ragazze, ultimo prodotto è un prodotto capelli, questo qui è del brand Way e si chiama Memory Mist. Ha appunto uno spray che serve sia a proteggere i capelli dal calore, ma soprattutto una sorta di lacca barra prodotto styling 3 in 1, è veramente ottimo. Io questi capelli, cioè come vedete oggi c'ho i capelli un po' così ad minchiam, a parte che appunto è pomeriggio inoltrato, quindi è sera, e quindi i capelli me li sono fatti stamattina, però in realtà io questi capelli me li ero fatti ieri, mi sono arricciata i capelli bene, mi sono passata bene questo spray eccetera eccetera, e stamattina io mi sono svegliata e i capelli comunque erano ancora un po' mossi, ed è la ragione per cui io metto questo prodotto nei miei preferiti, perché è uno dei pochi prodotti che noto che veramente se io lo utilizzo il giorno prima e anche il giorno dopo io ho le onde. Poi magari ripasso su qualche onda per rendere diciamo l'onda di nuovo un po' più carina, però non devo ripassare su tutti i capelli, cosa che per me è fantastico, soprattutto perché appunto io ho capelli super sottili, ho capelli super lisci, e trovare un prodotto che veramente fa sì che mi restano diciamo al loro posto, per me va bene. Poi ripeto, io non sono un hairstylist, i miei capelli il 90% delle volte nei video fanno cacare, fanno schifo, lo so, però onestamente, cioè se mi devo pure mettere a fare i capelli ogni volta e prepararmi come se dovessi andare sul red carpet, cioè non filmerei mai. E spero che come sempre voi veniate su questo canale per i contenuti del video, non per come io sono, cioè perché quello lì è solo una cosa extra, insomma, ovvio se sono più carina, se sono più, se ho i capelli puliti, cioè ovvio che non vengo qui con i capelli sporchi da 5 giorni, ma magari non vengo con i capelli pulitissimi dal giorno prima, perché come vedete i capelli oggi, cioè sono decenti, però non sono i capelli più belli del mondo, però ripeto, spero che veniate nel mio canale per i contenuti e non per come io sono, insomma. Comunque vi consiglio questo prodotto se anche voi fate fatica a far tenere le vostre onde diciamo a posto. Per me è veramente una fatica perché ho i capelli super 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 sottili. Lo potete trovare online al 100% su Cult Beauty o su Look Fantastic, perché li ho visti là assolutamente, anche su Beauty Bay mi sembra. I prodotti Way sono un po' dappertutto e soprattutto qui in Nord America sono molto famosi. Costano un pochino, ma io questo qua ragazzi ce l'ho da aprile, quindi sono già 3 mesi e onestamente c'è ancora tre quarti di boccetta all'interno, perché poi ne dovete spruzzare, ma non è che dovete farvi la doccia diciamo nello spray, insomma. Comunque niente ragazzi, quindi questi erano i miei 5 prodotti preferiti del mese. Mi raccomando, fatemi sapere sotto nei commenti quali sono stati i vostri prodotti preferiti, come sempre leggo i vostri commenti. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima, ciao!